un Vangelo molto breve oggi, no? Però molto denso, molto profondo e molto esistenziale. Questa frase del Signore, lapidaria, mettetevi bene in testa, proprio martellatevi là, inchiodatevi, piantate dentro la vostra testa, dentro la vostra mente, dentro il vostro ragionamento, affinché diventi criterio, affinché diventi modo di vedere le cose, modo di pensare, che il Figlio dell'uomo va a soffrire, va a essere rifiutato, va a essere consegnato. Cioè, la consegna del nostro Signore Gesù Cristo è la chiave di volta di tutta l'economia della salvezza, di tutto il piano di Dio, il mistero nascosto agli angeli, il mistero della nostra salvezza è questo, che è uno scandalo enorme, che appare oggi nel Vangelo, che c'è nella nostra vita, che c'è anche oggi nella Chiesa, che tante volte i preti, i teologi non riescono a dire questo, e non lo accettano, non lo accetto nemmeno io, non accettiamo che il padre abbia consegnato il figlio e che il figlio si sia consegnato. Perché cosa significa? Traduci questo nella tua vita, traduci questo nella mia vita, che significa? Qui entra un cancro, qui entra il licenziamento dal lavoro, qui entra che tua moglie se ne va con, e ti lascia con 3 figli o viceversa, qui entra la difficoltà, la precarietà, il non sapere che cosa fare nella vita. Mettiti bene in testa che siccome c'è il peccato, che siccome c'è una ferita nell'uomo, il figlio dell'uomo deve essere consegnato. Che non è tutto un volemo se bene, aggiustiamo le cose, prendiamo 2 pappardelle al cinghiale, 2 fettuccine, un bicchiere di vino e risolviamo i problemi. Non funziona così. Allora, siccome il peccato che abita nell'uomo ha un'influenza su tutto ciò che l'uomo fa, diretta o indiretta, cioè il peccato diventa il criterio per discernere dell'uomo della carne, dell'uomo vecchio, per cui sceglierò le cose che mi sono più semplici, cercherò ciò che mi soddisfa, ciò che mi sazia, userò l'altro per me, userò la storia per me, alcuni in maniera crassa, come dire, in maniera evidente, altri in maniera più subdola, preti, cristiani, che usano degli altri, usano delle cause civili, usano dei grandi ideali, usano dei grandi amori, eccetera, anche del volontariato, anche della carità, per se stessi, per offrire tutto a se stessi, più assurdo, no? Allora, siccome c'è dentro di noi tutto questo e siccome siamo inquinati, anche se il Signore ci ha perdonati e con il battesimo abbiamo ricevuto il perdono totale, quindi cancellato il peccato originale, portiamo queste ferite, non siamo, come dicono i protestanti, irrimediabilmente feriti, ma siamo feriti. Allora questa opera del nostro Signore Gesù Cristo deve arrivare costantemente a noi tutti i giorni. È vero che lui l'ha fatta una volta per tutte sulla croce, ma è vero che l'opera del nostro Signore Gesù Cristo compiuta 2000 anni fa sulla croce si deve attualizzare in me ogni giorno. Per questo la parola del Signore di oggi, che sta salendo a Gerusalemme insieme ai suoi discepoli, che è immagine della nostra vita, che va verso Gerusalemme, va verso la Gerusalemme celeste, va attraverso la Gerusalemme terrena, che sarà il momento in cui moriremo, lasceremo questo mondo, ma c'è la Gerusalemme di oggi. Allora mettiti bene in testa che oggi il Figlio dell'uomo per te sarà consegnato, cioè tu lo consegnerai, e il Padre però lo consegnerà, e lui si consegnerà. Queste 3 consegne che sono il cuore di tutta la teologia e che sono l'oggetto dello scandalo, dice, la parola della croce è scandalo e stoltezza, scandalo per i giudei, i religiosi, per la nostra religione naturale interiore, e stoltezza per i pagani, per la nostra parte pagana del cuore. Non è possibile che sia Gesù che si consegna e che il Padre consegni suo figlio alla morte. Ma se questo per pura grazia io lo sperimento vero per me, e lo posso sperimentare vero per me soltanto perché ho illuminato il mio peccato, perché so che Cristo è dovuto morire proprio per me, che questa consegna del Padre, del figlio da parte del Padre, è per me. Fossi stato anche l'unico peccatore della terra, e che Gesù si è volontariamente offerto, consegnato per me, e che questa consegna mi ha consegnato alla salvezza. Se io ho questa esperienza profonda, che significa il perdono dei peccati, che è il cristianesimo, tu court, cioè è il cristianesimo, se vedo, esperimento, che Gesù si è consegnato a me, ai peccatori, ai malvagi, agli assassini, a me, e che il Padre lo ha consegnato a me, alle mie mani, perché assumendolo, portandolo nella sua carne, consegnata sulla croce per me, lui distruggesse il mio peccato,
perché era l'unica forma per uccidere e distruggere ciò che io da solo non avrei potuto mai debellare, e che nessuno psicologo, nessun amico, nessun genitore, nessun prete, nessun marito, nessun padre, nessuno può fare nulla con i miei peccati. Se ho questa esperienza, allora la mia vita la guarderò con questi occhiali. Sotto la luce della consegna per amore di Gesù Cristo. Allora, anche io, mentre sono perdonato, rigenerato, perché unito a Cristo, sono consegnato dal Padre alla storia, e la mia felicità, cioè il mio compimento, il compimento della mia vita, sarà che insieme alla consegna del Padre, unito a Cristo, anch'io mi consegni, perché ho dentro vita e vita eterna. Allora tutti gli eventi difficili, la croce quando appare, diventa il luogo dove io sono consegnato dal Padre. E dove io mi consegno insieme a Cristo. Se io sono stato abbandonato da mia madre al momento della nascita, significa che il Padre mi stava consegnando. Che in quell'evento scandaloso e stolto c'era deposto il seme dell'amore, esattamente come attraverso la consegna del figlio da parte del padre e la consegna di se stesso da parte del figlio, Dio ha trasformato il luogo del peggior peccato nel luogo del perdono, della misericordia e quindi dell'amore più perfetto, gratuito e infinito. Così Dio ha il potere di trasformare in un luogo d'amore l'evento più assurdo, più difficile, più doloroso, più scandaloso, più stolto della mia vita. Come quella della consegna di Cristo, così anche la mia croce è trasformata in un luogo d'amore, in un luogo di perdono e di amore. Cioè, dove il demonio mi ha spinto e mi spinge a ribellarmi e a scappare, il Padre consegna a me suo figlio. Il figlio si consegna a me per perdonarmi, per attirarmi nella sua misericordia, nel suo perdono, che mi unisce così intimamente a lui da accompagnarmi nello stesso dono di amore. Cioè sulla croce sono così intimamente unito a Cristo da offrirmi con lui. Per questo la mia croce è il luogo dove potermi offrire, dove poter vedere compiuta la mia vita. È il luogo dell'amore. Sulla croce sono amato e trasformato in amore, per compiere nell'amore la mia vita. Un cancro, una malattia terribile, un dolore profondo, una frustrazione, una stessa depressione, la solitudine di non essermi mai sposato o sposata, non poter avere figli, un figlio malato, un figlio che sta morendo o che è morto, la vedovanza, la difficoltà e i fallimenti nella missione, o nel ministero presbiterale, o nella consacrazione di una suora. Tutto questo che ferisce profondamente la carne è il luogo dove potermi offrire. È l'altare della storia dove Cristo si offre a me e dove io con Cristo posso offrirmi per amore autenticamente gratuito dei miei figli, del mio coniuge che forse mi ha lasciato, del vicino di casa, del mio nemico, di chi bestemmia ed è lontano da Dio. E fino a che io con la mia ragione, con la mia libertà, unito a Cristo, non entro in questa consegna, magari dopo 50 anni nel quale io ho mormorato, ho discusso con Dio, non accettando questo, scandalizzato, senza potergli chiedere nemmeno cosa significasse, se arriva quel momento che io mi consegno insieme alla consegna del Padre, cioè mi offro a ciò che oggi mi parla di abbandono, di rifiuto, mi parla di solitudine, allora io sono l'uomo realizzato, perché lì dentro pare l'amore, perché questa consegna è la traduzione concreta dell'amore di Dio. Purtroppo in italiano la traduzione della consacrazione è sbagliata, non è quella tipica latina. Dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, invece che sarà consegnato per voi. Certamente è offerto in sacrificio, ma la parola consegnare è molto più profonda ed è biblica, profondamente biblica, è il Vangelo, è il cuore. E questa parola di Paolo così importante, che lega tutto il Vangelo di oggi alla mia vita quotidiana, a quello che tu dovrai fare. Oggi che dovrei fare, domani che dovrei fare, cose che non vorresti fare, entrare dove tu non vuoi entrare. E dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo qui sulla terra, nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, cioè dentro la fede, dentro la fedeltà, dentro la certezza che aveva Gesù del piano del Padre che è apparsa nel Getsemani, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Allora questo Vangelo si realizza in me, che sono stato crocifisso con Lui, che sono stato eletto e scelto e attirato per vivere questa consegna, perché la consegna di Cristo è come un antidoto che ha distrutto, ha cancellato, ha guarito, ha debellato il veleno del peccato del demonio in me. E allo stesso modo io sono usato come antidoto per rendere innocuo il veleno della menzogna del demonio nelle persone che mi sono accanto, alle quali sono consegnato e con Cristo mi consegno. Allora un padre sarà consegnato ai suoi figli,
un prete consegnato alle persone, quindi al carattere terribile dei parrocchiani, a tutte le situazioni difficili, così nel lavoro, con la moglie, con i figli, eccetera. Consegnato. Il passaggio a noi, la nostra libertà è Abba, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Anch'io mi consegno, entro anch'io in questo fiume che è la tua volontà. Allora sono felice, sono in pace. Allora non mi stupisco se oggi devo fare una cosa che esce dalla mia testa, esce dalla mia ragione, che non sopporto. Non ho più paura di chiedere al Signore nell'intimità, dove mi stai portando, Signore, che succede? Lascio che Lui ogni giorno mi conficchi nella ragione con la fede, che è l'appoggiarmi sicuro nel suo amore, che quello che Dio ha preparato per me, che non so, è fantastico, è meraviglioso per me e per chi mi è accanto, che ha una risonanza immensa. La decisione che prenderò oggi non è soltanto per me, ma dentro ci sono moltissime persone. In questa decisione di lasciarmi consegnare, di consegnarmi, ci sono dei frutti che Dio ha pensato per me, per le persone che mi stanno immediatamente intorno. Tu decidi, Signore, sei fatta la tua volontà, mi consegno. Accetto di non sapere, accetto questa croce, accetto questo chiodo della precarietà. L'accetto, sei fatta la tua volontà. Tu immagina, domani ti sposi, avrai dei figli. Questi figli evangelizzeranno e tra 20, 30, 40, 50, 100 anni altre persone ascolteranno il Vangelo e a loro volta altre persone ascolteranno il Vangelo per i figli dei figli dei figli, una cosa che non finisce mai, perché tu ed io oggi avevo detto Abba, papà, mi consegni, tu sei consegnato per me, è andata bene, sei morto ma sei risorto e mi hai salvato, andrà bene anche per me. E questa preghiera del Getsemani, questa consegna, ha dentro, come gravida, di salvezza per migliaia di persone. Pensa che valore ha ogni cosa che noi facciamo. Per questo dice, metti bene in testa, lascia che la corona di spine entri e penetri fino lì dove il demonio più malizioso è, più subdolo è, dove ha messo quel verme di menzogna per distruggerlo, e tu possa essere libero. E dove c'è libertà, c'è amore, c'è felicità, c'è pace, c'è benedizione.